Esordito con un tutto esaurito la rassegna Musica Stelle in Blu organizzata al Forte di Bar nei primi due fine settimana di luglio dall'assessorato regionale del turismo assieme al Blue Note di Milano. Ad aprire la serie di concerti è stato Bart Bacharach, pianista e compositore tra i più famosi al mondo, creatore di moltissimi successi musicali. La sua partecipazione ha conferito un prestigio particolare a tutta la rassegna, come ha spiegato l'assessore regionale al turismo Aurelio Margheretta. Sicuramente questi grandi artisti daranno delle grandi emozioni, ma il progetto ambizioso è quello di avere la fama di questi grandi artisti che non ritorna via con loro, ma consente al Forte di Bar, alla Valle d'Aosta, di mantenere un marchio, di mantenere un nome. Ed è un po' questo che vogliamo fare sul modello di Umbria Jazz, di Montreux Jazz, cioè avere dei grandi della musica in generale, qua è musica jazz, ma con questa loro notorietà permettere alla Valle d'Aosta di farsi conoscere. La formula di quest'anno è una formula dove ci sono 6 incontri che consentono di vendere dei pacchetti, consentono di fare una vacanza culturale e musicale. Nonostante la minaccia di maltempo, il primo appuntamento tenutosi all'aperto nella piazza d'armi del Forte di Bar è stato un successo annunciato. Il pubblico ha affollato gli spalti acclamando il grande compositore statunitense. L'artista ha ringraziato i suoi estimatori prima di aprire la serata con alcuni dei suoi brani più noti, eseguiti al pianoforte assieme a 3 cantanti e una piccola orchestra composta da tastiere, violino, tromba, sax, batteria e chitarra. Per organizzare la rassegna, la Regione Valle d'Aosta ha instaurato una partnership con il noto locale milanese Blue Note, punto di riferimento per il jazz e il blues. Bart Bacharach, che è uno dei più grandi compositori della storia della musica pop americana, ha scritto per Stevie Wonder, Dionne Warwick, Elton John, insomma grandissimi cantanti. È un compositore che ha vinto 3 Oscar per colonne sonore, tutti i premi possibili e immaginabili. Infatti siamo molto onorati di averlo qui e anche il pubblico ha risposto adeguatamente, essendo tutto esaurito. Un bel inizio per la rassegna. Il posto in sé è molto affascinante, la fondazione ospita anche durante la rassegna eventi culturali molto importanti come la mostra di Miró. Il territorio circostante è bellissimo, quindi ci sembra più che una scommessa, una certezza. Anche insomma, ripeto, il pubblico ha già risposto. In calendario sono stati inseriti grandi nomi della musica come gli Incognito, pionieri dell'acid jazz britannico, il Meldau e Joshua Redman Duo, composto da pianoforte e sassofono, Manhattan Transfer, quartetto vocale jazz, Chick Corea e la sua formazione Return to Forever e infine per la serata finale l'Original Blues Brothers Band, resi famosi dal noto film con Dan Aykroyd e John Belushi.